Sì, pigna. Ha ritrovato questa scatola ed è uscita fuori come un coniglio dal cappello. Ehi, ciao amico. Sai, stavo riordinando il mio ripostiglio e ho trovato questa scatola. E dentro ci sono tutti i ricordi di quando ero un folletto bambino. Ma guardiamola insieme, dai. Accipigna, guarda qua. Ma questo è il giornalino della scuola. E poi vediamo ancora. No, questo qui è il berrettino di quando giocavo a Pigna Pong. E poi ancora. Chiande Pinoli. Ma questo qui è il distintivo da rappresentante. Accipigna, questo proprio non lo ricordavo. Amico, devi sapere che io sono stato per ben Pingue Pignalenti rappresentante degli studenti. È proprio così. Cosa? Come ho fatto a diventarlo? Semplice, mi hanno votato i miei compagni di scuola. Ma succede così anche da te, a città laggiù? Ma sì, certo. Quando bisogna eleggere un rappresentante di una scuola, vengono indette delle votazioni. Il giorno della votazione ogni studente deve scrivere su una scheda il nome del candidato. Poi la scheda viene piegata e inserita dentro ad una grande scatola, chiamata urna. Già, e queste votazioni le fanno anche gli adulti, a città laggiù oppure al Fantabosco, per eleggere le persone che governeranno un regno oppure un paese. Ad esempio, qui da noi al Fantabosco, in questi giorni, ci sono delle votazioni. Già, dobbiamo eleggere i saggi che entreranno nel Gran Consiglio, il quale lavorerà insieme a Re Quercia per governare al meglio il Fantabosco. E infatti, entro domani, noi dobbiamo compilare la pergamena dei prescelti, che a città laggiù invece si chiama lista dei candidati. E per diventare un prescelto ed entrare quindi nella pergamena, bisogna avere il sostegno di almeno 20 fiabeschi. E infatti, come vedi, amico, io sto perdendo tempo. E quindi sarà meglio andare al chiosco, altrimenti farò tardi come sempre. E ci vediamo dopo, va bene? Ciao! Oi, 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 oi! Che male! Oi, 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 oi! Vermio che hai da lamentarti! Sai benissimo che non sopporto le lagne! Sapessi, strega varana, mio signore, il barone Grifo Malvento mi ha cacciato dal picco con una pedata. Ben fatto! Ma, strega varana, ascoltami, ti prego! Oh, che vuoi ancora, vermio? Devi sapere che il mio signore aveva stretto ultimamente amicizia con uno dei saggi del regno. In questo modo si garantiva informazioni freschissime. E manovre lusche, conosco bene Grifo. Sì, ma uno di questi consiglieri ha deciso di ritirarsi. Dice che è troppo vecchio per far parte dei lavori del Gran Consiglio, capisci? Ci viene a mancare il nostro principale canale di informazioni. Una spia, vorrei dire. E così Grifo mi ha mandato a trattare con gli altri candidati. Ho una borsa piena di lilleri. Per corromperli? Sì, ma non riuscirò mai a corromperli. Sono tutti così giusti, onesti. Che fastidio! So già che mi cacceranno a pedate anche loro. Che vermio, ne ho abbastanza del tuo piagnisteo. Credi forse di essere l'unico ad avere dei problemi? Guarda che la vita è dura per tutti, tanto più per le streghe. Scesicche, guarda, non farmi parlare oltre perché ho già un verme per capello, anzi vado al chiosco a bermi una bella scivolizia con molta, molta, molta bava di raspo. Ma per mille pozzanghere fangose dovrò bussare alla porta dei consiglieri ad una. Su, via, coraggio, sono stanco. Allora, Arcomanno, hai capito? Tutti al Fantabosco, tutti possono votare. Ma io mi volteggio, ma non vedo nessun'ansia di nessuno. Votare, non voltare. Votare, cioè ogni suddito deve scrivere su una scheda, cioè un bigliettino, il nome del candidato che preferisce. A me questa storia di sbaglietti e di canditi non mi dice già niente. E poi a me il Fantaboscolo piace già così com'è. Appunto, per mantenerlo tale. Porca bomba!
Non è che qualcuno vuole vieteggiare la caccia agli orchi, eh? No, 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 ma che cosa hai capito? No! E allora sbalda le ciance, follettolo! Finché ci sono cinghiali da pappeggiare, va tutto benerrimo! Follettolo, senti un po', ma dov'è che li metterò dopo questi canditi, eh? Sulla torta o sulla crostatola, eh? Candidati, non canditi, candidati! Cioè sono persone, fiabeschi, che una volta che vengono eletti si riuniranno alla Reggia, nel Gran Consiglio dei Saggi. La Reggia, la Reggia! Dicono che nel fossato ci sia tanta di quella fangazza che fa la pelle profumosa. La mia odorata orchidea ci deve fare l'impiacico. Basta, ci rinuncio. Ma non mi dire, folletto. Anche qui si parla di sciropposissime votazioni. Posso avere una scivolizia con triplo verme? Presto ti strafulmino. Va bene, ho capito, eccomi qua. Scivolizia. Però mi dispiace, i vermi li ho tutti finiti. Allora, strega varana, qual buon vento ti porta? Il solito verme per capello. Disce sì, non ne posso più, non ne posso più di sentir parlare di quel consiglio di vecchi barbogi. Vecchi? Ma guarda che anche i giovani possono entrare nella pergamena dei prescelti. Ah sì? Vuoi dire che tutti, proprio tutti, possono diventare saggi? Porca buba, anche io? Di questo dubito fortemente. Guarda, strega varana, ascolta qua. Il candidato per entrare nella pergamena dei prescelti deve ottenere il sostegno di 20 fiabeschi. Basta così, ho capito tutto. A questo lo prendo io. Me lo presti, vero carina? Ma... Mi raccontugno, ogni suddito deve conoscere per bene le regole del regno. Voglio leggerlo a fondo. Ho pessima giornata a tutti! Senti, Milocotenna, io nel Gran Coniglio non ci voglio andare. Anche perché tanto ho capito che da quelle parti non si pappeggia. Ti salumo! Chissà che cosa avrà in mente strega varana. Sputapallin, puoi darmi una mano? Allora. Ma questa è la filastrocca delle regole del gioco. Allora, anguria rossa ed invidia verde. Bravo chi vince e bravo chi perde. Cieli vicini e traguardi lontani. Chi ha perso ieri vince domani. Grande campione, ricordati questo. Chi ha vinto male perderà presto. Piuma di falco e piuma di oca. Perde chi bara, vince chi gioca. Mi cadesse una pigna in testa, mi sa che oggi devo stare con i miei occhi folletti bene aperti. Pisce strasecche, vermio, vuoi farmi prendere un colpo della strega? Da dove spunti? E cos'è quella faccia da topolesso? Se sapessi, strega varana, ho parlato con uno dei consiglieri, ma non si è fatto corrompere come pensavo. Grifo, mi getterà in pasto i suoi mastini. Piantala di lamentarti! Penserò io a Grifo e agli interessi di tutti i malvagi di questo regno. Vota varana. Ma tu? 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 Vermio, hai davanti a te la nuova candidata al Gran Consiglio, la perfida, la terribile, la spaventosa strega varana. Idea fantapignosa. Ma scusa, come farai a farti eleggere? Non vai a genio proprio tutti da queste parti. Sciocchezze. Prima entrerò nella pergamena dei prescelti e poi, quando ci saranno le elezioni, beh, con una piccola magia, troverò il modo di moltiplicare le schede a mio favore, chiaro? Chiaro come il fango! Varana, saggio del regno. Mi piace! E così nessuno potrà più fermarmi. Tramerò, intrigherò,
seminerò zizzania in tutto il consiglio. E riferirai tutto a me, che riferirò tutto a Grifo. I cattivi dilagheranno, diventeranno sempre più potenti. Il male trionfa! Noi siamo furbi e perfidi, faine, ladre e sottole. Tendiamo delle trappole, truffiamo qua e là. Noi seminiamo il panico usando filtri magici. Il nostro fine unico è la malvagità. Se vieni con noi farai quel che vuoi e non ci sarà chi ti vincerà. Se vieni con noi un drago sarai, nessuno oserà passare di qua. Se vieni con noi, se vieni con noi, se vieni con noi, nell'oscurità. Facciamo vedere i muscoli contro quelli più deboli, tanto non si ribellano, il gioco è tutto qua. I buoni sono stupidi, noiosi, tristi e pallidi, dai vieni con noi malefici, viva! Se vieni con noi, farai quel che vuoi, e non ci sarà chi ti vincerà. Se vieni con noi, un drago sarai, nessuno oserà passare di qua. Se vieni con noi, 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 nell'oscurità. Beh, mia signora, sicuramente avrei bisogno di un aiutante. Un aiutante? Ma non credo proprio, Vermi, ho già quell'inutile di dirollo. Ma un galoppino, un portabisaccia, qualcuno, insomma. Vermi, piantala di essere così appiccicoso. Vuoi aiutarmi? Va bene, allora datti da fare. Entro stasera ho bisogno del consenso di almeno 20 chiavischi. Via, ciò, veloce. Corro, volo, striscio. Oh, sì. Adesso vediamo le regole. Dunque, il candidato per entrare nella pergamena deve ottenere il sostegno di 20 fiaveschi, di cui almeno uno dovrà essere un fiabesco famoso per la sua onestà. Esce secche. Un fiabesco onesto, dove lo trovo? Ma certo, Milo Cotugno. Ma lui è un folletto prestigioso e poi quel già lo adora. Ecco, con questo filtro otterrò il suo sostegno. Altrimenti che mi venga un colpo della strega. Il cinghiagnolo ciccioso, dove sei? Ecco, porco ma... Vermozzo maritozzo, mi hai fatto scappeggiare il cinghiagnolo! Adesso ti tiro una croglia che... Su, 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 calmati, bestione! Quando Strega Varana diventerà saggio del regno, potrai cacciare indisturbato! E adesso che c'entreggia la stregoccia? Mai sentito parlare di Gran Consiglio? Pergamena dei prescelti? Orcabumba, sì! Da Milo Cotenna! Strega Varana, la nostra beneamata strega diventerà saggio del regno. Curerà gli interessi di tutti, anche i tuoi. Per esempio, stabilirà che il fantabosco diventi territorio di caccia solo per gli orchi. Orcabumba, ma dici da veramente? Ci pensi? Avrai libero accesso ai pollai della reggia. Potrai servirti di oche, tacchini, gallinelle, e sì, e dalle fontane
zampillerà lardo come a Orchiburro. E la fangazza, che mi dice G della fangazza del fossato? La mia odombrata orchidea ci deve fare tutto l'impiaccico. Giusto, il fossato del castello. Ebbene, potrai raccogliere tutto il fango che vuoi. Porca bomba, allora ci sto! Chi devo strittellare? Ma no, che hai capito, niente pugni. Basterà sostenere la candidatura di Strega Varana. Quando qualcuno incontrare te, tu dire votare per Strega Varana. Orco Magno vota per Strega Varana, chiaro? Orco sì, comprendeggio, eh. Voto Varana. Ma se mi hai racconteggiato frottole, vermozzo, io ti sfrittello in due, ma, così! Ma no, seguimi. Ma che questa è fatta. Che fatica, però. Ma ci pensi? Potrei farti diventare fornitore ufficiale di bibite alle riunioni dei saggi. Allargheresti notevolmente il tuo giro d'affari, diventeresti ricco. Strega Varana, che cosa fai? Stai cercando di corrompermi? Oh, ma cosa dici, caro? Io volevo soltanto darti qualche buon consiglio. Dica, non sei stanco di servire bibite a quei quattro straccioni? Pensaci almeno. Senti, taglia corto. Tanto non otterrai mai il mio sostegno. Io ho già deciso a chi dare il mio voto. Lo darò a Gipo Scrivantino. Ah, sì? Voterai lo gnomo giornalista? Vabbè, in fondo, e ti capisco, folletto. Beh, Gipo Scrivantino è un fiabesco intelligente, colto, incorruttibile. Dici davvero? Cioè, insomma, non sei arrabbiata, sicura? Oh, sciocchezze! Oh, per me sarà un onore competere con Gipo Scrivantino. Anzi, propongo un brindisi che vinca il migliore. Giusto, che vinca il migliore. Ottima idea, Strega Varana. Allora brindiamo, certo. Allora, è moraviglia freschissima, appena preparata, Strega Varana, eh. Allora, aspetta, un bicchiere per me e un bicchiere per te. Ecco qua. L'hai voluto tu, lombrico. Allora brindiamo? Ah, brindiamo ai futuri saggi del regno. Ah, sì. Scorpioni e tarantole, Milo Cotugno, che cambiamento! Oh, sei perfetto! Dunque, dicevamo... Ah, giusto, già! Dicevi che mi avresti nominato fornitore ufficiale del consiglio, giusto? Sì, sì. Bene, ma voglio essere l'unico. E poi vorrei anche diventare bibitiere ufficiale dei Sappa delle Streghe. Ci sto. Strega Suprezzi, adoro la tua scivolizia. E tu però in cambio mi voterai, vero? Per mille pigne ammuffite. Puoi starne certa. E poi, cara Strega Varana, vedrai, faremo grandi cose insieme. Oh, sì, sì, sì. Vedrai, perché ho mille progetti che mi frullano nella pigna malvagia. Con un alleato come te diventerò potentissimo. O per mille pozzanghere hai scritto svolta svariona. Beh? È possibile che storpi tutte le parole? Senti un po', vermozzo, io non storpieggio una codina. E poi dovrò pur porteggiare la cartellanza a Orchibuntia. Volendo. Ma... Signorcoli, non comprendeggiano la cartellanza scritta da te. Ecco, questo è il mio quartier generale. Amici, vi presento il nostro nuovo sostenitore. Per tutti i vermi verminosi, ma come hai fatto? Ah, giusto! Ma il collettozzo è stranelimo. Avasi alleati, sentite. Siamo stanchi dei soliti rappresentanti onesti. Giusto, ah, sì, bravo, bravo. Qui ci vuole un fiabesco che sostenga la causa dei cattivi. È per questo che voteremo tutti quanti insieme. Strega Varana! Sì, tutti noi! Ah, grazie, troppo gentili! Signora, è arrivato il gazzettino del male. Notizie freschissime. Da qua, vediamo un po'. Oh, bisci, che una dichiarazione di Strega Rosetti! Dunque,
Si ricorda che le streghe non possono ricoprire cariche nel mondo dei buoni. È vietato diventare consiglieri di corte o altro. Chi oserà trasgredire questa regola perderà il titolo di strega. Per tutti i nidi di vipere! Oh, questo è un divieto stregale! Io non posso diventare saggio del regno, altrimenti perderei il mio grado di strega viola! Sì, va bene il divieto, ma per quel posto di Porta Bisaccia dicevamo... Le mie bibite, ricordati che io sarò il fornitore ufficiale. Porca sacca, la fangazza? Quando è che posso prendere la fangazza? Ma le mie bibite, io sono una strega viola! Non diventerò mai saggio del regno! Non guardarmi così, folletto, che mi fai venire al nervoso! Oh, gira la ruota, vola la rima, tutto ritorni come era prima! Cipinoletto, ho fatto un sogno stranissimo. Mia malvagia fanciulla, ripensaci. Il mio padrone Grifo Malvento conta su di te. Vermio, io non voglio più sentir parlare del tuo padrone, di votazioni e soprattutto di te. Spasciati, strafulmina! Sì, Marana, ma contegno! No! Ma, folletto, ma che è successo di unto in banco, eh? La stregoccia è data via tutta arrabbiaterrima. Io me ne vado, Archiburbia. Ti saluto, follettolo. Sì, ciao, Orcomanno. Ehi, amico, ciao. Ecco, forse tu puoi aiutarmi. Ma è tutto vero. Cioè, insomma, io mi sono veramente trasformato in un essere viscido e malvagio, simile a Vermio. Oh, per tutte le pigne spignolate. Beh, per fortuna che tutti i piani stregati di Strega Varana sono andati a rotoli. Tutto è finito bene. E questa volta non devo ringraziare nessuno dei miei amici. Eh no, perché devo ringraziare una strega. Strega Rosezia. Già, adesso devo andare da Gipo Scribantino. Ho saputo che sei un grande amico fidato e sostenitore di Gipo. Vedi questi lilleri? Dovresti portarli da parte mia. Cioè, sì, no, grazie Vermio, non mi interessa. Il mio signore, il barone Grifo...